Ciao! Allora, quest'oggi vi farò vedere un po' di vestiti di Barbie. Tre sono quelli di questa serie. Aiuto! Di questa serie qua, dell'edicola. Questi qui. Aspettate un attimo che alzo un attimino il coso qui, così si vedono meglio. Ecco. Oh, ecco. Questi qua, praticamente questo. C'è questo e c'è questo qua che ho preso oggi. E poi ci sono questi due. Allora, questo qui l'ho preso al Toy Center quando c'era il Black Friday, che è del film Barbie Dolphin Magic, Barbie e la magia del delfino. Molto carino, finalmente dei costumi da bagno, meno male, e questo qua è veramente bellissimo. E poi ci sono questi qua, cioè guardate, oh mio Dio, di Super Mario, è bellissimo, ce n'è una serie. Adesso io non mi ricordo quanto costano, appena troverò come si chiama? Lo scontrino che ho qua da qualche parte, ma non ho idea dove. Vi dirò il prezzo di queste. Questi qua, vabbè, vengono sempre, cos'era, 8 e scusate, mamma mia. Cos'è? 8 e 8,99. Ok, ora. Prima questi. Questo qua, Barbie e la magia del delfino. Ecco, vedete? Cioè, io quando l'ho visto non ci credevo, perché ho detto è la prima volta che si vedono dei vestiti di Barbie. A parte questi e quelli della Sanrio, che siano di qualche film. Non so se era successo in passato, perché come dico, io colleziono Barbie da poco, quindi non lo so. Oh, qua era già, che bello, qua era già staccato, fantastico, vabbè. Ditemi voi che magari collezionate Barbie da più tempo, se qua c'è lo strap così molto carino, luccicoso, c'è questo pattern con le conchiglie luccicose. Poi ci sono recupero i sandali. Molto carini, devo dire, molto molto carini. Che quasi quasi però questo forse no, secondo me non viene via, ok. Poi c'è questa crema solare carina. Il cagnolino. Che gommoso. Che strano. Stranissimo. Vabbè, comunque carino. E poi ci sono gli occhiali da sole. Bene. Qua, boh, non c'è nient'altro. Ok. E poi gli occhiali così trasparenti. Molto carino. Adesso vediamo di provarglielo alla Curvy. No, mi sa che è fatto per le Barbie quelle con la corporatura classica. Peccato però. Prendo lei, che visto che è proprio di quel film. Molto carina, sì, questo qua è fatto effettivamente per le Barbie normali, cioè con la corporatura normale. Peccato però. Beh, oddio, ha senso, visto che comunque
del film, quello Barbie Magia del Delfino. Quelle lì sono Barbie normali. Ok, adesso questo c'ha la solita scatola. Qui c'ha i vari personaggi, c'è Yoshi, c'è Princess Peach, qui c'è Mario. Da questa c'è di nuovo Mario in un'altra posa, Luigi e di nuovo Princess Peach. Qui c'è scritto Super Mario. Qua c'è il vestitino. Poi Barbie. A me rompe il fatto che non siano arrivati qua in Italia quelli degli orsetti del cuore. Sì, perché ragazzi, erano usciti in America, oltre quelli di, come si chiamano? Di oltre che quelli di Kirby. Ciao, volevo dire, non di Kirby, di Hello Kitty, perché ho detto Kirby? Sono rosa tutte e due, forse per quello, vabbè. Dicevo, oltre che quelli, questo invece mi sa che è per tutte le taglie, aspetta un attimo, c'è scritto? Sì, Fashion Famous Barbie Dolls, quindi in teoria questo qui dovrebbe andare alla Curvy, proviamo, anche se questo qui lo vedo più, però non lo so, non lo so, bah. Questo lo vedrei più per la programmatrice di videogiochi, visto che comunque è di un videogioco, ma... Vabbè, proviamo questa. No, dicevo che appunto in America erano usciti anche quelli degli Orsi del Cuore. Ma qui non sono Mario, sì, va bene, anche le curvi, un po' strettino forse. Però dai, ci sta, ci sta. Allora, così. Carina. Forse sta meglio, sì, è un po'. Scusate un attimo. È un po' strettino sul dietro, ma vabbè. Forse sì, con quelle normali. Poi c'è questo orologio giallo e questa borsettina rossa. Che non so cosa c'entri con Super Mario, potevano farla tipo brandizzata anche quella, ma vabbè. Così, ecco. Così. Ecco, qua ci starebbero bene, non so, delle calze. Secondo me avrebbero dovuto mettere anche delle calze di qualche tipo, perché è un po' cortino sto vestito, a dire la verità, ma va bene. Bene, ora quanti minuti sono? Forse, no, vabbè, allora facciamo così, la lascio così e come si chiamano? E invece i vestitini, quelli di Barbie, cos'era? Non mi ricordo più. Gioca con la moda. Ve li faccio in un altro video, sì, perché sennò qua... Anzi, vi faccio vedere un'altra cosa, visto che così almeno me lo levo dalle scatole. Puretto, che è qua da un sacco di tempo, così vi faccio vedere anche questo. E poi appunto i vestiti di Barbie, gioca con la moda. Non so neanche se mi ci starà nell'inquadratura, ma vabbè. Allora, enorme! Guardate! L'ho trovato da Tiger. Mi sembra di averlo pagato su 5 euro. C'è adesso.
come accessorio di Natale, praticamente qua, cos'è che c'era scritto? Christmas decoration, sì. È praticamente, cioè, vedete, è a grandezza Barbie. Oh mio Dio, no, non ci sta neanche. Vabbè, farò delle foto con le Barbie vicino o anche sopra, perché, cioè, guardate, l'occhio, le corna fatte così. È bellissimo. È un po' rigido perché non è un peluche, è proprio una decorazione. Però è fatto benissimo. E sì, farò qualche foto con le Barbie e le posterò su Instagram. Ok. Allora, così. Alla prossima. Ciao ciao.